senti Instant Focus, restiamo sempre sulle tensioni geopolitiche e naturalmente sempre sulla guerra in Ucraina, però per isolare una figura portante di tutte le decisioni che si stanno prendendo, ovviamente per andare contro la Russia, parliamo del presidente americano Joe Biden, che proprio nelle ultime ore ha ribadito come ci siano in campo due opzioni in questo momento. Le leggiamo anche in sovrimpressione: o le sanzioni economiche da parte dell'Occidente, non solo da parte dell'America, anche se poi ci sono dei pacchetti che si differenziano e vanno a colpire la Russia sotto più aspetti, oppure la terza guerra mondiale. La via che è stata intrapresa fino adesso è quella delle sanzioni economiche, quindi una guerra economica, isolare la Russia totalmente, portare la Russia a una recessione economica. Già arrivano le prime stime, la perdita, un'inflazione al 10%, la perdita del PIL a causa delle sanzioni economiche del 20% del PIL russo. Questa mattina il rublo, la moneta locale, ha perso il 30%. I primi effetti si vedono già, naturalmente gli altri sono sul lungo termine. Ma come si sta comportando Joe Biden nello scacchiere internazionale? Io ho letto e sto leggendo in questo momento che il 55% degli americani boccia Biden, perde un po' di consenso, il 47% non approva la gestione della crisi da parte di Biden, anche se gli americani sono d'accordo sulle sanzioni, quindi sulla via che è stata intrapresa. Negativa la valutazione sull'economia, questo in generale, il 37% afferma di approvare l'operato del presidente e il 58% lo boccia. Allora io saluto intanto Gianni Bonini, che ritrovo con molto piacere, americanista del Nodo di Gordio, think tank di geopolitica, nonché anche una rivista scientifica. Gianni, ben trovato, buongiorno. Buongiorno a voi, grazie. E vorrei parlare proprio di questo, cioè capire qual è il ruolo di Joe Biden in questo contesto. Allora, intanto ti chiedo se cioè, che voto dai a Biden? Poi dopo mi spieghi perché, visto che ho dato le percentuali di gradimento che arrivano dagli americani. Insomma, tanto per partire da qualche parte, Gianni. Ma io gli darei francamente un 5 pieno, ma non andrei né sotto né sopra il 5. Perché? Perché Biden sta tentando, dopo le tormentate elezioni americane, di ripristinare un ordine mondiale sotto, naturalmente, la direzione americana. Questo è un processo che può essere portato avanti, però io credo dobbiamo anche, proprio perché i grandi imperi hanno come caratteristica quella di una continuità in politica estera, vorrei ripartire dagli ultimi atti, soprattutto di Trump. Non va buttato via il bambino con l'acqua sporca, come si diceva un tempo. E l'ultimo atto di Trump è stato quello di una, come dire, politica internazionale basata sul riconoscimento westfaliano, se uno vuole fare un riferimento storico alla pace di Westfalia, con il riconoscimento reciproco degli stati, o kissingeriano. Meglio ancora, perché con la politica poi di Kissinger, in particolare con la politica, gli accordi del ping pong nel 1972 con la Cina, cioè questo, il ripristino di un ordine mondiale anche sotto l'egemonia americana va fatto gradualmente e non va accelerato. Io credo che soprattutto deve tenere conto anche di una realtà ormai multipolare, molto complessa a livello mondiale. Quello che nessuno, che pochi hanno notato in questa tornata drammatica, caratterizzata dalla guerra e dall'invasione in Ucraina, nessuno ha notato, pochi lo hanno fatto, che il Consiglio di sicurezza sulla deplorazione, non denuncia, sulla deplorazione americana ha segnato, oltre naturalmente il no della Russia, ma questo era scontato, tre astensioni molto significative, che sono quelle della Cina, naturalmente, dell'India, che veniva fino a ieri considerata una barriera anticinese, e degli Emirati Arabi Uniti, dietro cui si potrebbe celare l'Arabia Saudita, un paese in grandissima espansione e dal ruolo strategico a livello mondiale molto importante, non fosse altro perché rifornisce ancora gran parte dell'Occidente con le sue risorse petrolifere. Quindi io, fossi Biden, fossi gli americani, andrei molto. Il 55%
che non è d'accordo con Biden, probabilmente è ancora molto preoccupato dalla situazione interna americana e non vede favorevolmente una ripresa. Tradizionalmente alcune fasi della politica americana sono stati, penso a Roosevelt prima dell'entrata in guerra, dall'isolazionismo. Senza Pearl Harbor probabilmente Roosevelt non sarebbe riuscito a far digerire all'opinione pubblica americana l'entrata in guerra. Quindi io credo che l'opinione pubblica americana sia molto ancora preoccupata dal tasso di crescita interno e veda un po' con sospetto la ripresa di un ruolo egemonico, la ripresa in qualche modo di un impegno americano all'estero, anche se nel caso dell'Ucraina questo non si può dire, perché gli americani molto saggiamente hanno preso la strada delle sanzioni, perché una terza guerra mondiale non è. Certo. Ecco, adesso torniamo sulle sanzioni. Tu giustamente hai citato Trump. Trump è stato, insomma, molto duro nei confronti della politica di Biden. Ha detto: eravamo un paese intelligente quando c'ero io, adesso siamo un paese stupido. L'origine di tutti i mali, secondo Trump, è stato l'abbandono dell'America dall'Afghanistan, che ha mostrato, sempre secondo l'ex presidente americano, la debolezza dell'organizzazione militare americana e degli alleati di Washington. Diciamo che il peccato originale sarebbe, diciamo, la gestione della politica, ovviamente, di difesa militare da parte di Biden. E lui dice: se ci fossi stato ancora io, se le elezioni non fossero state rubate, ha tirato in ballo ancora, insomma, questo, insomma, i brogli che lui avrebbe evidenziato durante le ultime elezioni, questo non sarebbe successo. Ti faccio però la domanda nella domanda, sempre a partire anche dalle considerazioni che ha fatto Trump. Tornando sulle sanzioni, è stato evidenziato come per la prima volta, forse in assoluto, poi smentiscimi se sto dicendo qualcosa di non precisamente corretto, come il mondo fondamentalmente sia stato compatto fin dalle prime battute di questa guerra che la Russia ha dichiarato all'Ucraina nell'agire contro la Russia, appunto scegliendo la strada delle sanzioni economiche. C'è un'unità forse senza precedenti che ha portato anche a delle sanzioni senza precedenti. Sei d'accordo su questo? E quindi, cioè, Biden cosa avrebbe potuto fare fondamentalmente? Ma Biden probabilmente a questo punto, di fronte all'invasione russa dell'Ucraina, non poteva fare nient'altro che attivare il meccanismo delle sanzioni, anche per, come dire, sorreggere quella che è sempre stata la posizione americana in questa vicenda. Io però inviterei tutti ad essere meno tifosi, se mi consenti, sì, ed essere più raziocinanti, nel senso, il mondo occidentale è abbastanza compatto, perché l'egemonia degli Stati Uniti sul mondo occidentale è ancora molto forte. La NATO è comunque, anche perché gli americani ne sostengono il maggior peso, come dire, l'organizzazione militare che in qualche modo egemone, l'alleanza militare a cui la stessa Europa si affida, perché non è riuscita a costruire negli ultimi 30 anni, a partire dalla caduta del muro di Berlino, un'organizzazione autonoma della difesa. E questo, guarda, è un fatto molto, molto grave. 30 anni non sono molti, ma non sono neanche pochi. Purtroppo però c'è un'altra parte di mondo, se mi consenti, che si sta in qualche modo riorganizzando. Noi rischiamo sostanzialmente che questa guerra in Ucraina di fatto inneschi, costruisca una nuova cortina di ferro, un nuovo mondo diviso in due sfere. Sì. Un mondo occidentale e un mondo orientale. E beh, insomma, Trump, che si può criticare per quello che si pare, soprattutto da noia per alcune sue, come dire, per un certo stile un po' come aggressivo nelle sue dichiarazioni, una cosa la dice vera. Io non credo sia tanto l'abbandono dell'Afghanistan, perché gli americani non hanno ben meditato prima di venire all'Afghanistan, probabilmente non era più strategicamente un limes che a loro poteva interessare, dovevano concentrarsi da altre parti, le risorse anche militari e quindi anche economiche non sono illimitate. Però quello che ha fatto Trump era, come dire, un riconoscimento reciproco, e quello, quando prima parlavo di dottrina kissingeriana, questo pensavo, un riconoscimento reciproco con Putin, che aveva permesso la non saldatura, la mancanza di saldatura tra la Cina e la Russia, che invece a me sembra stia avvenendo in queste ore.
E guarda, non è soltanto un problema orientale, ma è un problema, per esempio, Bolsonaro si è rifiutato di prendere posizione, sembra, perché poi sai, qui ormai la propaganda e la disinformazione, come sempre nella Volevo arrivare storia. lì, Gianni, la disinformazione, perché poi, insomma, soprattutto da alcuni paesi, poi, peraltro si vuole isolare la Russia anche da un punto di vista di divulgazione delle notizie, cioè la Russia vuole essere, però questo si traduce poi anche in mancanza effettivamente di notizie certe, no? La disinformazione che tu hai Sì, citato. bisogna stare molto attenti, io inviso tutti, perché ora sono passati tutti da virologi a Lo so, geopolitici. hai ragione, hai Invito tutti ragione. a essere molto cauti e cercare, nei limiti del possibile, di decriptare le notizie di agenzia, le informazioni che anche in questi momenti stanno venendo sulla situazione militare in Ucraina. Per esempio, io spero proprio che questi colloqui dovrebbero cominciare in questi giorni, anzi oggi, Oggi. in Bielorussia, a Gomel, tra russi e ucraini, porti almeno a un cessate il fuoco, perché la situazione militare ucraina è molto complessa e, detto fra di noi, non vedo la possibilità dell'Ucraina nel medio periodo di resistere alla strapotenza russa, rischiando di innescare un'escalation militare assai pericolosa. Le sanzioni in questo momento sono, secondo me, l'arma più opportuna per portare Putin a ragionare che non gli conviene proseguire l'offensiva. Anche se io, devo dirti la verità, credo che sarà difficile farlo tornare indietro rispetto alle posizioni che ha acquisito sul campo di battaglia. Esatto. Beh, allora, peraltro, un'altra cosa che ti volevo chiedere, Zelensky, premier, dell'Ucraina, ha chiesto che ci sia un'integrazione immediata con una procedura speciale dell'Ucraina nell'Unione Europea, perché sappiamo che l'Ucraina è isolata, non appartiene alla NATO, insomma, quindi in questo caso, sta combattendo militarmente da sola contro la Russia. È una Non c'è strada dubbio. percorribile? Non so se sia percorribile nell'immediato, no. Non so se sia percorribile sul lungo periodo, però mi sembra, fra le tante cose che Zelensky ha detto, che si è ritrovato da solo a combattere contro la Russia, questo purtroppo era anche prevedibile, vorrei dire una cosa, cioè questa richiesta purtroppo viene 30 anni dopo che l'Europa ha perso la grande occasione storica di, come dire, di costruire una transizione dolce, democratico-riformista del vecchio campo sovietico in un nuovo assetto euroasiatico all'insegna appunto dell'integrazione dell'economia e poi alla fine della pace. Cioè, questo è stato il grande errore oggi dell'Europa. Che sostanzialmente in questa crisi non ha svolto neanche, ora al di là dei proclami, una funzione come di mediatore in termini di pace, no? Voglio dire, insomma, c'era il tempo e la possibilità di dare a Putin quelle garanzie che voleva in termini di sicurezza militare, che erano anche in qualche modo fondate, e dall'altra di preservare l'Ucraina da questa grande tragedia, perché comunque è una grande tragedia, che Certo. può innescare, ripeto, un nuovo confronto durissimo est-ovest, che semmai non si giocherà militarmente, ma si può giocare sul terreno energetico, sul terreno agroalimentare, può avere declinazioni impensabili. Capito? E Certo, quindi è certo, una certo. situazione molto difficile da governare. Io spero proprio che questi colloqui di Gomel, che non porteranno, secondo me, a grandi modificazioni rispetto a quella che è la posizione sul campo, non ci facciamo illusioni che Putin possa tornare indietro, però potrebbero, come dire, avviare, dare anche il tempo all'Europa di costruire una posizione diplomatica e militare più forte rispetto a quello che è oggi. Certo, infatti ti stavo proprio chiedendo se secondo te c'è la speranza che Putin possa fare un passo indietro, ma insomma è una domanda abbastanza retorica. Un'ultima cosa, ma c'è davvero, nelle ultime ore Putin ha agitato un po' lo spettro del nucleare, c'è un serio rischio da quel punto di vista secondo No, te? io credo questo sia stato, cioè, non voglio rassicurare nessuno perché è una No. situazione molto difficile e chi si preoccupa fa bene a preoccuparsi, quindi non voglio essere assolutamente tranquillizzare.
Però mi sembra che questo sia più, come dire, un deterrente. Lui ha citato questa cosa del nucleare dicendo: io naturalmente, ma lo sapevamo di già, ho l'atomica, come ce l'ha la Cina, del resto come ce l'hanno altri paesi, però io non credo assolutamente che si debba arrivare. Del resto, per ora i russi mi sembra che abbiano utilizzato armi abbastanza convenzionali, insomma, non abbiano utilizzato armi più di tanto sofisticate. Ecco perché mi auguro che i colloqui di pace, il cessate il fuoco soprattutto partano immediatamente, perché qualsiasi, non possiamo perdere più neanche un giorno, No, capito? no, E assolutamente. invito tutti a svolgere una funzione, cioè qui non si tratta di gridare a chi vuole più la guerra, chi è pronto a partire, perché poi il povero Zelensky si è trovato da solo. L'Europa, diciamo la verità, militarmente l'ha lasciato solo. Allora forse se vale anche la pena non eccitare il già eccitato quadro internazionale, perché qui siamo entrati in una fase molto, molto complessa e molto pericolosa. E io, per esempio, ero tra quelli che non pensava che si sarebbe andati oltre le repubbliche, diciamo così, separatiste del Donbass. Io pensavo, non pensavo, lo dico francamente, che si sarebbe arrivati a cerchiare Kiev, cioè si è preso una piega molto pericolosa. Invito tutti alla diplomazia. Ah sì, peraltro anche Londra ha proprio, guarda, ti ho fatto la domanda, no, sul nucleare, dice no, anche, insomma, secondo Londra ha solo lo scopo di impressionare, chiaramente partendo dal presupposto che, come abbiamo detto, Putin difficilmente farà un passo indietro, sta cercando di avanzare ancora più pretese, no? Perché naturalmente i negoziati devono portare a quello, insomma, bisogna trovare veramente il giusto equilibrio. Gianni, io ti ringrazio per il momento, ma Grazie a voi. ti disturberemo anche nei prossimi giorni, in questo periodo, insomma, in cui è cruciale anche capire la posizione dei vari paesi dell'Occidente dell'Occidente nei confronti della E Russia. a Grazie. selezionare molto la informazione, perché No, no, questo è assolutamente. fondamentale. Questo è il monito più importante, attenzione a tutte le notizie che arrivano perché si rischia davvero di fare un'estrema confusione che in questo caso non è accettabile. Allora, grazie Gianni Bonini, il nodo di Grazie a Gordio, te. ti seguiamo come seguiamo il think tank di geopolitica, molto interessante sempre, a presto.